avete visto questa cinematic? Io ve lo giuro, sono emozionatissimo. In questo video sul canale vedete uno dei miei più grandi sogni, e non sto scherzando. Sono qui con Roby, PMG. Ciao ragazzi. E imparerete a conoscerlo perché veramente è una persona assurda. Ora spiegaci molto brevemente che macchina hanno appena visto i nostri amici. Beh, allora, innanzitutto, primo faccio un passo indietro. Ci siamo incontrati una settimanella fa. È impazzito per la Corvette che qui abbiamo. Allora, l'ho finita da poco. Dovevo fare il test su strada. Primo test su strada, quindi l'hai inaugurata tu. Sì, sì. Chiamiamo Jack. Jack, cosa ne pensi se... Non ho fatto tempo a buttare giù il telefono, era quasi. Abbiamo questa Corvette C3 metà anni 70, motore 5007 però stroccherizzato e portato a 6003, cambio automatico 3 marce, modello un po' pimpato esteticamente perché ha il muso di una fine serie 80 e parafanghi allargati, cerchi scampanati, e mi direi tu poi com'è. Quindi raga, vi giuro, sono emozionatissimo, vado a provarla. La prima auto americana, e le americane sono tanto diverse dalle altre macchine. Cacchio. Cacchio, sono emozionato. Cosa hai fatto? Completamente diverso da quello che sono abituato. Beh, questa è diversa da tutto proprio. Sì, sì, sì. Ma stiamo scherzando, cioè... Cioè, raga, ma voi vi rendete conto che guiderò una veste del genere? Tra l'altro, prima americana? Prima americana, sì, sì. Corvette. Io la prima Harley che ho provato è quella che ho comprato. Quindi non vorrei dire. No, che bello è anche... Madonna, giro? Sì. Metti la marcia che vuoi, quindi primo stacco retro, seconda, terza. Quindi io devo tirare giù in terza. Schiaccia il tasto, okay. Tira giù in terza. Quando senti la trazione, tu ora sei in marcia. Puoi fare tutto. Quindi posso lasciare il freno e do un po' di gas. Un po' di gas. Pazzesco. Oh, no, mi sono già innamorato, te lo sto giurando. Guarda, tutti che ti guardano. Che figa. Beh, sì. No, che vedi. Sì, sì, come sì. Fai a non guardare? Sembra proprio di guidare un trattorone gigante. Sì, la sensazione è quella. Sì, sì, sì. Effettivamente è strano il davanti, perché devi un attimo prendere le misure. Tu sei seduto tanto indietro. Sei seduto tanto indietro, e come quando guidi le Viper, il peso davanti la rende strana da guidare. Ok. E devi anticipare molto. Immagino che appunto guidarla da scemo non è così semplice. Non è un M2 che prendi e gira. No, per niente. Esatto. Nessuna americana. Però diciamo che tra tutte la Corvette è quella che fa più vittime tra i guidatori, nel senso di incidenti. Ok, ottimo da sapere. Okay. Se vai a fare il pirla. Esatto, comunque è molto facile perdere il controllo. E poi la comodità, vogliamo parlare della comodità. No, no, è veramente super comoda. Ma anche io questa macchina l'avevo già vista. Però qual è il problema, ragazzi? È che tu la vedi su internet e dici, vabbè, ma non esiste in Italia. Vado da lui e mi fa, ma io ne ho 20 all'anno, 30 all'anno. Anche di più, sì. Ne capitano tante. Sì. Esatto. E la cosa peggiore è che gli ho chiesto quanto possono costare. E io ovviamente mi immaginavo, essendo auto d'epoca, cifre dai 100.000 in su. In realtà, dicevi, i prezzi... È una macchina appetibile, la media di una Corvette C3, siamo sui 20. Cioè, ragazzi, 20.000, cioè lì mi si è aperto un mondo, perché ho detto, veramente cambio obiettivo di vita, dico, io ne voglio comprare una. Anche perché sono auto d'epoca. Mantenerle quindi... costa relativamente poco, esatto. Anzi no, costa proprio poco, diciamo. Costa poco. Sono un investimento, nel senso, quando le andrai a rivendere, esatto, i tuoi li riprendi, se non addirittura... facile che ne guadagni qualcuno. Chiaro, avrai speso qualche soldino per la manutenzione, magari, che avrà bisogno, però comprati un'auto moderna, non ci fai niente, la rivendi, hai perso già il 20%. Esatto, io rispetto tutti quelli che si prendono il Mercedes, sono super fighe, sono auto bellissime, però ad esempio per quello che è il mio stile, io guido un Harley, questa è un Harley su quattro ruote, come l'Harley, un'auto per tutti, la macchina ti deve dare sensazioni, cioè se tu con questa vai a 20 all'ora, godi comunque. Esatto. Perché ti dà del feeling, cioè la senti che si muove, è una macchina viva. Schiaccio il gas. Ma posso? Schiaccio in fondo. Devi toccare pedal tutto metal. No, raga. Con una macchina moderna andare a 20 all'ora o 120 non ti cambia. La Corvette nasce da un progetto estremamente ambizioso di Chevrolet. Ok. Che fa questa macchina sportiva per le gare di Le Mans. Okay. Sei un operaio degli anni 70. Ok. E vuoi una macchina sportiva. Vai in Chevrolet e ti puoi permettere, col tuo stipendio da operaio, una Corvette C3 del 70. Aveva 335 cavalli. Ora, trovami te una Ferrari. Si poteva permettere in quell'epoca un operaio con 330 cavalli. No, no, pazzesco. Non esiste, okay? Sì, sì, sì. Poi, chiaro che se tu prendi una Ferrari testa rossa, non se la poteva permettere nessuno, se non uno che aveva veramente un patrimonio, e la affianchi a una Corvette di quegli anni lì, magari se la giocano. Certamente. Zio, dammi un feedback. Ma stai scherzando? La prima volta che scendo da una macchina americana mi dicono scandalosa. No, 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 no. Cioè, ma tu immaginati a Milano con questa. No, no.
No, volevo chiederti, ma le cinture? Macchine prima, fino al 76 la cintura di sicurezza è facoltativa, nel senso se non ce l'hai dentro la macchina puoi non metterla. Okay. Le macchine americane non hanno cinture omologate perché hanno la lombare come gli aeroplani, che quando fai un incidente muori uguale. Sì, sì, esatto. Anzi, probabilmente peggio. Peggio, sì, rimani bloccato. Rimarrai bloccato e brucerai dentro la macchina. Cosa del genere. Cioè, davanti è vuota praticamente. Allora, nel tutta senso, questa parte qua è arretrata, ok. Questa qua è vuota. Adesso... Mamma mia, fino qui è vuota, quindi okay. Tutta quella parte, ah, sì, di esatto, muso. Non c'è. Quello è il roll bar, cioè il telaio, no, quel allora, tubo. Quella parte lì di telaio che è un tubo, mm-hmm. Bene che l'hai notata, mm-hmm. Quello è un serbatoio. Ma è il serbatoio dell'aria che il motore crea in depressione. Normalmente mm-hmm. Le macchine hanno il servofreno, che è questo, che lavora per depressione. Quindi il motore crea un vuoto, i pistoni scendendo creano un vuoto. Certo. Questo vuoto d'aria viene accumulato in tutte le macchine nel servofreno. Gli americani, e la Corvette in particolar modo, usavano questa forza per fare tutto, cioè i vetri si alzano con la depressione. In alcuni modelli i tergi cristalli si muovono per depressione, quindi hanno bisogno di un accumulo, filtro dell'aria. Il motore è stato modificato. È proprio una macchina, cioè che la vedi dice proprio da uomo. Sì, sì. È una macchina da uomo. Giuro, raga, vi vedete la faccia? Io la devo, cioè vi giuro, piuttosto trovo il modo. Ma io questa la voglio... Guarda, la prima volta che ho guidato un'americana ho detto la stessa cosa. Sì, sì. E così è stato. E così è stato. No, ragazzi, ma perché vi giuro... deve battervi il cuore. È un sentimento che dovete provare, sì, secondo esatto, me. Bravissimo. E lui fa le gare con i dragster. Esattamente. La gara dei dragster ti sembra una cosa americana? Non pensi che possa esistere? In realtà sono anni che in Italia si fa. Con dritti. Che cazzo si sì, fa? Sì. Da sfigati. Esatto. Cioè, in cosa consiste la drag race? Il drag racing non vince il più veloce. Ah, no? Non in tutte le categorie, vince il più giusto. Cioè? Io dichiaro, in quella categoria, dichiaro il mio tempo, tu dichiari il tuo. No! Vince chi fa giusto. Se io sforo di un millesimo il mio tempo, mi autoelimini. Ma veramente? È difficilissimo. No. Tu fai venerdì prove libere, sai che la tua macchina fa, nel mio caso, la mia gara, 16 secondi, 7.35. Okay. Io dichiaravo 16 secondi, 7.50, così avevo un po' di buono. Sì, sì, sì. E azzeccavo, andando lenta la macchina, c'era sempre uguale, no. Azzeccavo sempre il mio tempo. Ah, ma tu prima devi dire quanto farai? Certo, lo dichiari sulla macchina, lo scrivi sulla macchina. No, ma stai scherzando? Arrivi, scrivi. No, succede, ma funzionano così? Arrivo in finale con una Mustang Fastback 69 bellissima. Corro, metto secondo, avevo due marce all'epoca, figura, metto secondo, guardo il spighetto non c'è e io dentro la macchina, sì, ho vinto, ha girato il vento. Quindi? Ho fatto 16 secondi, 7.29, avevo dichiarato 7.50, mi sono squalificato, ho vinto quello che non è neanche partito. Ma, cioè, quindi il drag race, cioè la gara del drag race è che tu prima di partire dici io arrivo lì in 20 secondi. Nella maggior parte di categorie sì, poi ci sono le categorie top fuel, quelle hanno 4-5 mila fino a 11 mila cavalli, dove il difficile non è fare giusto, il difficile è andare dritto. Ah, esatto. E lì vince chi arriva prima, chi ha più piede. Però guardare che l'altro non sia né troppo avanti né troppo indietro, perché potrebbe essere sintomo del fatto che la mia macchina è andata troppo forte. Quindi, quindi per quello fai le finte. Quindi arrivi in fondo e freni. Non ci credo. Quindi chiodi la macchina, ti si metti tra l'erso, devi aprire il paracadute per addrizzare la macchina, altrimenti ti giri e la metti sul tetto. Quindi andare dritto, ragazzi, in quelle situazioni non è proprio così facile. Quanto fa la tua macchina? 0-100, 1 secondo e 48. Faceva, adesso spero faccia meglio. Che mondo! E infatti vi anticipo che voglio andare con lui a una gara di dragster. Ovvio. E vedrete tutto sul mio canale, iscrivetevi al suo canale, perché vedete quante cose sa raga del mondo americano, cioè è un libro. Beh, io potrei anche farti fare il tuo primo burnout. No, vabbè, ma sei matto, no, no. Raga, ma che... cazzo di figata! Ma va un botto! Abbastanza, sì, no? Sì, sì, vabbè. Ma poi che sound, cioè, e vi giuro, io raga, non sto scherzando, proprio è il mio mondo e sono felice che... di potervelo portare su YouTube, e voglio farlo perché con Robby, vi giuro, inizieremo a fare tanti di quei video, perché è un mondo che merita di essere portato su YouTube. Ancora non c'è, c'è Fede ovviamente, che comunque porta auto americane. Okay. Come mi insegna il buon Robby, sgasate e poi si spegne. Esatto, per pulire le candele. Perfetto. Mamma mia, sei già... bisogna... ragazzi, dovete farvi comprare un'auto americana. No. Dove siamo? PMG Racing, casa mia.
casa tua, ovviamente, casa vostra. Bellissimo. Ci mancherebbe. Un'officina, noi ci occupiamo di auto americane, prevalentemente restauro, preparazione, ricambi e quant'altro. Facciamo cose fighe, quindi no, facciamo a vedere. Ci sono delle cose che io avevo visto solo su Instagram in America e solo qua dentro, da lui. Sono sue, ci sta lavorando, ci facciamo i video. Vedete che qua c'è esattamente Cricchetto, Cricchetto di Cars. E voi, come sapete, ho preso l'Harley grazie a Cars. Sarà forse un caso che da Roby sia Cricchetto, che mi ha fatto conoscere la Corvette? Non dico niente. Un bel vuoto americano. Cerchi scuse per poterti giustificare che vuoi una macchina americana. Sì, sì, ragazzi. Esatto. Quindi, è una moto. Ma la moto c'è, la macchina si spera aprire. Arriverà. Esatto. Quindi grazie mille Roby e raga, iscrivetevi al mio canale, soprattutto andate sul suo, e noi ci vediamo al prossimo video. Bella raga.